Brutta disavventura per Ignazio Boschetto, il cantante del Volo, che durante il concerto che si è tenuto a Tampa in Florida è caduto mentre cercava di tenere in braccio un bambino che stava per cadere lì sul palco, e per salvare il piccolo fan Boschetto gli ha fatto da scudo ma ha battuto violentemente con la spalla sul pavimento. Nonostante la caduta, il componente del Volo ha continuato a cantare, ma poi non si è presentato all'incontro che successivo al concerto con i fan, e questo ha destato molta preoccupazione. Ignazio però ha voluto tranquillizzare tutti e così posta su Instagram uno scatto nel quale si vede mentre suona la chitarra. Dice inoltre: grazie mille a tutti voi che siete preoccupati per me, come vedete adesso riesco a suonare, ho fatto una brutta caduta ma fortunatamente il bambino non si è fatto niente, la mia spalla un po' meno. Un giorno, quando avrò un figlio, saprò come cadere, così dice scherzosamente Ignazio, rassicurando quindi tutti i suoi fan, tutti coloro che si sono preoccupati per la sua salute, per la salute del loro beniamino. Il cantante del Volo dunque non ha subito lesioni gravi e può continuare fortunatamente e tranquillamente a lavorare con gli amici e colleghi Gianluca Ginoble e Piero Barone.